Fermarsi adesso sarebbe un peccato. Mister Antignani perde Marrone per squalifica e ridisegna il suo Montesilvano con l'inserimento di Tassone. Il penne di mister Iodice, con l'obiettivo di dare continuità al successo con il capistrello, deve rinunciare a Serti. In avanti c'è Lucci e Guerra nel 3-5-2. Panchina per il duo Cacciatore-Testi. Fischia Manuel Franchi di Teramo. Subito dialogo Guerra-Cellucci, che manda fuori giri la difesa di casa. Il numero 9 non inquadra la porta. Risponde il Montesilvano, palla di Petito deviata, strepitoso D'Amico nell'uno contro uno con Besim Maloku. Gol sbagliato e gol subito, invenzione dalla sinistra di Fulvi. Cutilli è glaciale e batte Ubertini dopo un ottimo inserimento. 1-0 e soddisfazione per uno dei ragazzi più promettenti del campionato di eccellenza. Cross di Maiorani, D'Amico respinge ed è provvidenziale da Dazio sulla linea. Ripresa spezzettata e con pochi lampi. Arriviamo direttamente a metà frazione. Per un tocco di mano il direttore di gara assegna un calcio di rigore al penne. Dal dischetto si presenta Medaglia, che spiazza Ubertini ma colpisce la traversa in pieno. Proteste dei padroni di casa, ne fa le spese mister Antignani allontanato dal campo. Si distendono in contropiede i Vestini. Guerra, destro a giro, parata plastica di Ubertini che manda in angolo. Il Montesilvano si affida alle giocate del suo capitano Alessandro Maiorani, la traversa gli nega la gioia del pareggio. Finisce 1-0 per il penne, 3 punti d'oro per i ragazzi di Iodice che spezzano il bottino pieno nei derby del Montesilvano. Mister Antignani, dopo 2 vittorie consecutive è arrivato questo stop contro il Penne in una partita piuttosto brutta da ambo le parti, però gli ospiti sono stati più bravi a crederci. Assolutamente sì, la colpa è nostra perché abbiamo preso sotto gamba la partita, la colpa è mia, non nostra, e perché non ho saputo tenere concentrati i ragazzi dopo la partita che abbiamo vinto domenica scorsa, fermo restando che comunque noi le occasioni le abbiamo avute, le abbiamo creato. La sfortuna purtroppo oggi è stata dalla parte nostra, quindi non posso dire nulla ai ragazzi, anche perché ho sbagliato io, quindi mi assumo io tutta la responsabilità, loro non hanno assolutamente nulla. Già da adesso stiamo pensando alla partita di domenica prossima. Che cosa è successo nell'occasione del suo allontanamento? Ma nulla, infatti adesso pure l'arbitro, stavo parlando con lui, anche perché io ce l'avevo col mio numero 9, lui ha capito male, adesso mi ha detto che ha capito male, mi auguro che sopra il referto scriva la verità. Proprio adesso mi ha detto che ha capito male. Mi auguro che si metta una mano sulla coscienza, anche perché se no mi fanno prendere 4 giornate ogni volta. Io non ho detto assolutamente nulla perché ce l'avevo col ragazzo mio. L'arbitro mi ha detto che l'ha capito, speriamo. Io mi auguro solo che si metta una mano sopra la coscienza e basta. Anche perché esistono le ammonizioni, esistono le diffide, esiste tutto. E io prendo sempre il rosso diretto, pure quando non dico niente, mi sembra brutto. Fermo restando che io, ripeto, io mi assumo le mie responsabilità, non c'è problema. Mister Iodice, è da questi successi sporchi però di cattiveria che si deve ripartire per agguantare la salvezza? Sì, ma lo sappiamo, la classifica nostra è quella che è, quindi abbiamo iniziato un nuovo percorso da quando sono tornato e lo sappiamo che domenica per domenica sono battaglie, soprattutto su questi campi contro Montesilvano, che è un'ottima squadra, che veniva da un periodo di 3 vittorie consecutive se non sbaglio, quindi questa è stata una grossa vittoria del gruppo, di carattere, perché comunque è stata sofferta, però credo che poi alla fine sia stata anche meritata. Spendiamo anche 2 parole per il 2004, Cutilli, che secondo me è uno dei fuoriquota più forti e più importanti di questa categoria. Ma Cutilli è il terzo anno che fa il titolare, quindi io sono arrivato 3 anni fa e già ha iniziato a giocare titolare con noi, quindi penso che Marco non è più una scoperta, ma è una conferma oltre ad essere un bravo ragazzo, è un giocatore forte.